Graduatorie terza fasciata, l'assistente tecnico. Nel prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA si potrà presentare domanda anche per candidarsi come assistente tecnico. Finora la figura dell'assistente tecnico era prevista solo nel secondo ciclo di istruzione. Con la pandemia e le difficoltà riscontrate dalle scuole alle prese con la didattica a distanza, è stata estesa la possibilità di assumere 1000 assistenti tecnici anche nel primo ciclo di istruzione. Tra le varie mansioni segnaliamo conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità, supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche, guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Diploma di maturità corrispondente ad una o più aree laboratoriali. Il punteggio attribuito dipende dal voto conseguito agli esami di maturità. Sufficiente 6 punti, buono 7 punti, distinto 8 punti, ottimo 9 punti. Se il voto della maturità è espresso con altra tipologia di valutazione, bisogna riportare il voto in decimi. Diploma di laurea. Si valuta un solo titolo, idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente corrispondenti al profilo per cui si concorre. Si valuta una sola idoneità. Se ne valuta solo una tra le seguenti: ECDL, nuova ECDL, Microsoft, EUCIP, IC3, MOUS, Cisco, Pekit, EIPAS, EIRSAF, Mediaform, EQIA, IDCERT. Servizio prestato nelle scuole statali e non statali di qualsiasi ordine e grado. Servizio prestato presso le istituzioni convittuali, istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico. Altro tipo di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi CRACIS, servizio prestato come modello vivente, servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali e nei patronati scolastici.